tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Pasqua di superlavoro per la polizia di Fano che ha arrestato un fanese per droga e due minorenni per furto. Dopo la neve di primavera ecco la burrasca con venti fortissimi e pericolo di mareggiate. Intanto grazie alle scogliere Viale Ruggeri ieri ha superato il test. Chi l'avrebbe mai detto? Negli hangar di Fano l'aeroclub di Pesaro sta costruendo la replica di un caccia inglese. Si chiama Elenia Cecchi, è una pallavolista fanese e ha conquistato la vetta della classifica di B2. Giovedì sera in anteprima assoluta, su Fano TV parte una nuova serie tutta da ridere con gli attori comici del San Costanzo Show. Tema sarà il pesce azzurro. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto a tutti voi cari telespettatori di Fano TV, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale sul canale 17. Cominciamo dai controlli e soprattutto dal lavoro effettuato nei giorni di Pasqua dagli agenti del commissariato di Fano che hanno messo a segno una serie di risultati. Vediamo quali nel prossimo servizio. Un arresto, 50 grammi di cocaina recuperati e due minorenni denunciati per furto. E questo è il fruttuoso bilancio di 5 giorni di intensa attività degli uomini del commissariato di Fano, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, che durante le festività pasquali, dal giovedì fino al lunedì di Pasquetta, hanno operato numerosi controlli e servizi di vigilanza nelle zone più frequentate della città, con una quindicina di unità sia in borghese che in divisa. Una delle zone messe sotto la lente di ingrandimento dagli inquirenti che da tempo risulta essere, soprattutto nelle ore notturne, frequentata abitualmente da tossicodipendenti è stata quella di Bellocchi, vicino agli impianti sportivi di Falcineto. Qui gli agenti di polizia hanno cinturato la zona con diversi posti di blocco e setacciato palmo a palmo la zona, recuperando, occultato sotto un cestino porta rifiuti, un involucro di cellophane con 50 grammi di cocaina. Durante l'operazione sono stati controllati ed identificati numerosi giovani e tra le persone identificate gli agenti hanno pizzicato un quarantenne fanese sul quale pendeva un provvedimento di detenzione per 1 anno e 6 mesi per reati legati allo spaccio di droga e pertanto è stato arrestato dagli uomini del commissariato di Fano e portato nel carcere di Villa Fastigi. Durante i controlli effettuati anche nel centro della città, in particolare nei pressi della stazione ferroviaria, gli agenti hanno individuato e denunciato 2 sedicenni fanesi che poco prima avevano rubato in Viale Gramsci una bicicletta del valore di oltre 500 euro ad una donna dopo aver manomesso il lucchetto. Dopo aver restituito la bici alla legittima proprietaria, i 2 minorenni sono stati denunciati in stato di libertà alla procura dei minori di Ancona. Adesso invece parliamo del maltempo perché ieri c'è stato un test importante, vista la mareggiata e il forte vento, per le scogliere posizionate sul lungomare in Viale Ruggeri e dobbiamo dire che, e possiamo dire che hanno funzionato. Ieri i venti hanno soffiato fino a 65 km orari e le onde hanno raggiunto un'altezza di 2 metri. Solo qualche mese fa, quando le scogliere non c'erano, Viale Ruggeri veniva letteralmente spazzata via dalle onde del mare. Oggi invece, come l'abbiamo trovata, ve l'abbiamo mostrato, ve lo stiamo mostrando in queste immagini, niente massi sulla strada, asfalto in ordine, insomma niente ghiaia da dover ripulire e soprattutto nessun ripascimento in spiaggia. Ma il vero banco di prova per le scogliere probabilmente sarà invece la giornata di domani. Infatti la Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede a partire dalle prime ore di giovedì appunto venti forti e di burrasca su Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Dunque un tempo in evoluzione e per il quale, con tutti gli aggiornamenti del caso, come sempre in questi casi ci colleghiamo con il nostro, possiamo dire nostro ormai, meteorologo di fiducia, il dottor Francesco Cangiotti. Allora, buonasera Cangiotti.
Sì, buonasera direttore. Allora, dunque, intanto ieri c'è stata la neve, l'abbiamo ammirata tutti, a chi da vicino, chi da lontano, insomma si è visto, perché oggi il tempo era bello, quindi l'aria limpida, tersa, si riuscivano a vedere i monti, Nerone, il Catria, tutti innevati. So che lei ci ha inviato, ecco, queste immagini che in questo momento stiamo mostrando, insomma uno scenario tutt'altro che primaverile. Che succede? Ecco, avremo ancora altre 24 ore sotto l'influenza di questa depressione, che appunto continuerà anche nella prossima notte e nella giornata di domani a richiamare queste correnti fredde dal nord Europa verso la nostra regione. E in queste ore il cielo si presenta abbastanza soleggiato, anche se già a largo del mare si scorgono dei primi nubi cumuliformi, che poi nel corso della nottata e nella mattinata di domani determineranno ancora una volta qualche rovescio sparso che, viste le temperature e la presenza soprattutto di aria fredda in quota, potranno assumere nuovamente carattere nevoso fino a quote medio-basse, quindi qualche fiocco si potrebbe far vedere anche attorno ai 300-400 metri. Poi via via nel corso della giornata di domani le condizioni andranno migliorando, il maltempo si sposterà verso sud e tuttavia le temperature rimarranno ancora basse anche nella giornata di venerdì, quando proprio il rasserenamento che ci sarà nella nottata potrà favorire nelle prime ore di venerdì appunto anche delle temperature minime attorno allo zero sui settori di fondovalle. Quindi ecco, ancora 24-36 ore di queste condizioni all'insegna appunto del clima freddo per il periodo, poi via via nel fine settimana tutto tornerà un pochino più verso la normalità, con un aumento dell'alta pressione, della pressione, e quindi che favorirà anche temperature pian piano verso la media del periodo. Ecco, però è importante sottolineare il vento previsto per la giornata di giovedì. Che cosa ci dice su questo aspetto? Ecco, anche domani avremo delle raffiche soprattutto nel mattino, nel primo pomeriggio dai quadranti nord-orientali. Si tratteranno non di venti forti come quelli che si sono verificati nel pomeriggio di ieri, ma comunque soffieranno ancora con punte attorno ai 40-50 km orari. Poi via via domani nel corso della giornata queste correnti tenderanno ad attenuarsi, così come il moto ondoso. Quindi ecco, il clou, diciamo, l'avremo nella nottata e nel primo mattino. Bene, grazie a Francesco Cangiotti di geometeo.it per questo aggiornamento, e adesso andiamo avanti con il giornale, parliamo di un'associazione che è nata in queste ore, una nuova associazione, si chiama Amici di Passaggi Festival, e ha avviato una campagna di tesseramento organizzando già un primo evento pubblico. Vediamo quale. Raccontare per immagini quello che intere popolazioni stanno vivendo a causa della guerra, con migliaia e migliaia di esiliati che cercano rifugio in Europa per loro e per i loro figli, non solo sfidando il mare e sbarcando sulle coste italiane, ma anche viaggiando via terra. E questa è la testimonianza diretta che arriva dal libro dell'Esodo, realizzato con l'immagine del reporter di guerra Luigi Ottani, curato da un'autrice ed attrice teatrale fanese Roberta Biagerelli, che l'associazione Amici Passaggi Festival presenta come suo primo evento dopo la sua recente formazione. Allora, Amici di Passaggi presenta un'iniziativa che ha una finalità importante, quella di mostrare con immagini e con documentazione un esodo, una transumanza sotto i nostri occhi. Esatto. Amici di Passaggi, con questo primo evento vuole testimoniare un passaggio importante del nostro mondo e della nostra epoca, il passaggio appunto alla transumanza umana, di chi, esodato dai paesi in guerra, deve raggiungere la nostra Europa, e la raggiunge non per mare ma per terra. Quindi questo libro testimonia proprio l'impatto che queste persone hanno, purtroppo anche con il filo spinato e i bastoni della polizia, al confine dell'est, dell'ex Jugoslavia, quindi la Macedonia. In concomitanza di questo primo appuntamento dell'associazione parte contestualmente la campagna tesseramento. Per chi diventa socio sono in serbo una serie di plus di tutto rispetto, avendo un posto privilegiato durante la manifestazione, prenotando il posto o partecipando alle cene d'autore, ed avere particolari agevolazioni sull'acquisto delle pubblicazioni ed una copia autografata dell'opera da parte dell'autore.
Paura questa mattina presto nella strada panoramica Ardizio a Pesaro per un incidente accaduto ad una ragazza che, dopo essere uscita di strada all'altezza della curva con la sua Lancia Y, è stata liberata dall'abitacolo appena in tempo, prima che le fiamme avvolgessero completamente la vettura. L'hanno salvata i vigili del fuoco, allertata da alcuni automobilisti che hanno notato l'auto fuori strada. La ragazza è stata portata in ospedale per accertamenti. A parte lo spavento, per fortuna non ha riportato gravi conseguenze. Disagi per il traffico, sul posto anche i carabinieri. L'Aeroclub di Pesaro sta costruendo una replica di un caccia inglese. Noi siamo andati a vederlo in anteprima per voi. Una replica del mitico caccia inglese Spitfire della Royal Air Force, che combatté l'epica battaglia d'Inghilterra sopra i cieli di Londra nell'estate del 40 contro i temuti caccia tedeschi, si sta costruendo negli storici hangar dell'aeroporto fanese, tutt'altro che abbandonati e privi di vita. A dircelo è il presidente dell'Aeroclub Pesaro, che qui ha la sua base operativa, vivo e vegeto più che mai. 11 irriducibili amanti del volo non abbandonano quello che un tempo era lo spazio di uno degli aeroporti militari più importanti d'Italia, con scuola ufficiali e sottufficiali e con i bombardieri basati in quest'area. Lo spunto per vedere cosa c'è e cosa avviene sotto quei capannoni che paiono lasciati a loro stessi e che pochi fanesi sanno invece ancora vivi e attivi ci viene dall'ennesima effrazione in quella che un tempo fu la sede della presidenza dell'Aeroclub Pesaro, nella palazzina del custode, poi occupata dal Grizzly, dove per l'ennesima volta estranei hanno fatto vandalismo e scempio di ciò che c'è al suo interno, ancora di proprietà del club. Il nuovo danno che c'è stato, la nuova infrazione che c'è stata, diciamo, non è che può più interessare me come presidente, ma diciamo, è una questione che dovrà investire il comune, quindi le autorità loro. Comunque dentro ci sono beni vostri, quindi i danneggiamenti sono di vostra struttura. Sì, i beni sono ancora tutti nostri perché la situazione è in sospeso. Da quando accade la prima volta, sì, dentro c'è ancora tutto il nostro materiale, gli archivi e quant'altro. Ecco. Il club è vivo e vegeto e si sostiene con l'autofinanziamento dei soci, ora ridotti al lumicino, dato che molti hanno hangarato i propri veicoli altrove, non potendo accedere alla pista dai loro hangar. Sono strutture storiche, questi è una cosa che vengono gli ingegneri, gli studenti di ingegneria di Milano addirittura a vedere, perché parliamo di un hangar che si chiama Franchi, quale progettista che lo realizzò. Sono hangar militari che hanno la capacità e le caratteristiche di poter essere smontati e spostati in base alle necessità dell'esercito, aeronautica di allora. Sono hangar funzionanti, certo a noi piacerebbe, riprendendo noi forze anche numericamente come soci, riuscire a portare una condizione anche estetica superiore di qualità, ma comunque sono funzionanti ed occupati a tutt'oggi da aeroplani funzionanti, da un club che esiste. Dentro questi club, dentro questi hangar si fa attività che però portiamo avanti questa realtà con aeroplani che, ribadisco, sono funzionanti, fermi perché purtroppo abbiamo subito attraverso un'ordinanza da ENAC la chiusura del cancello e quindi ci è stato reso impossibile sfruttare la nostra area anche per altri fini che sono quelli del volo e anche della formazione al volo sull'aeroporto di Fano. Quindi stiamo attendendo una risposta del giudice del TAR di Ancona, perché abbiamo fatto un ricorso al TAR di Ancona per ottenere la riapertura del nostro cancello e quindi l'accesso alle piste per il continuamento dell'attività di volo. Solo per togliervi la curiosità, chiaramente nella scritta si legge Afroclub, ma in realtà è Aeroclub, si è rotta un pezzettino di lettera della E, tutto là. Adesso invece parliamo di ospedali di comunità. È importante perché, come vedete dai cartelli, stiamo parlando della riorganizzazione di questi ospedali di comunità. Vediamo come procede allora la riorganizzazione a Fossombrone, Cagli e Sasso Corvaro con l'aiuto di questa tabella. Mentre voi la leggete con calma, io vi dico che negli ospedali di comunità potranno accedere coloro e possono accedere coloro che non possono essere assistiti per esempio a domicilio oppure su diretta proposta da parte del medico di medicina generale, del proprio medico,
così come si può accedere per dimissione da un reparto che può essere quello ospedaliero per acuti o il pronto soccorso. In questi tre ospedali di comunità di Fossombrone, Cagli e Sasso Corvaro, i posti letto di cure intermedie sono gestiti per una parte dai medici delle cure primarie, quindi dai medici di medicina generale e medici di continuità assistenziale, che sono le ex guardie mediche debitamente formati, e per i rimanenti posti dai medici dipendenti internisti. Questa organizzazione operativa dal 1 marzo scorso per gli ospedali di Fossombrone e Cagli, mentre per l'ospedale di comunità di Sasso Corvaro sarà attivato tutto questo dal 1 di maggio prossimo. Nei tre ospedali di comunità è garantita l'effettuazione H24 di prestazioni ambulatoriali delle cure primarie grazie al lavoro integrato dei professionisti medici convenzionati, quindi medici del 118 e medici di continuità assistenziale, e dei medici e infermieri. Cambiamo argomento adesso, parliamo invece di pallavolo. Si chiama Ilenia Cecchi, è una pallavolista fanese che ha conquistato la vetta la vetta in classifica della Serie B2. La gioia più grande, però, ci dice lei in questa intervista, è la nascita della nipotina. Weekend da ricordare quello appena trascorso per Ilenia Cecchi, pallavolista professionista fanese, nonché figlia di Pierino Cecchi, conosciuto da tutti in città. La squadra sarda in cui gioca, infatti, col ruolo di centrale in B2, il capo d'orso Palau, si è aggiudicata la Final Four di Coppa Italia, che si è svolta a Torre Annunziata, regalando alle ragazze il titolo di campionesse d'Italia. Sono iniziato quando proprio piccolina al mini volley qui alla Fulgorfano, fino al 2008 ho fatto Serie C, Serie D. E poi dal 2008 al 2010 ho giocato qui in B2 a Lucrezia, da lì sono partita. Poi ho fatto due anni a Pesaro, tra cui il primo ho vinto il campionato sempre dalla B2 alla B1, e poi dopo sono andata a Scandicci, ho fatto i playoff. Da Scandicci sono tornata appunto in Sardegna, dove ho fatto anche lì lo stesso in B1 i playoff per salire in A2, ma siamo uscite. E poi da Olbia sono tornata a Cecina, lì ho vinto lo stesso il campionato dalla B2 alla B1. Poi ho fatto l'anno scorso, è stata un po' un'annata un po' così, e quest'anno insomma mi sono rifatta con campionato e Coppa Italia e poi con Mezzia, insomma. Classifica conquistata dunque, premio come miglior centrale del torneo e una gioia che batte tutto. L'arrivo inaspettato della nipotina, nata proprio nei giorni dei suoi ultimi successi. Sì, infatti non vedo l'ora di abbracciarla, perché insomma è nata un po' in anticipo, quindi ci ha colto un po' di sprovvista, però sì, è una roba stupenda. Una stagione che per lei e le sue compagne è stata trionfale, merito, come ci ricorda Ilenia, della coesione che caratterizza le ragazze della squadra, sia in campo che nella vita. Adesso mancano le ultime due partite di campionato, dove vogliamo stabilire il record come miglior B2 di tutta Italia, come l'imbattibilità, e niente, poi tornare per un periodo a Fano da mia nipote. Complimenti Ilenia. Domani sera, giovedì, in anteprima assoluta su Fano TV parte una nuova serie di puntate tutte da ridere con i comici del San Costanzo Show. Il tema scelto per questo ciclo di puntate è il pesce azzurro. Allora Jeffrey, ci siamo, inizia una nuova avventura del San Costanzo Show su Fano TV. Sì, abbiamo il Pesce Azzurro Show, una nuova trasmissione, sono 5 puntate in onda il giovedì alle 21 su Fano TV. Ma c'è una frenesia, scusa Lino, un attimo. Sono impegnato, l'ho detto, pronto? Pronto, mi scusi, sono Lorietta Pedotti, ma lei non mi ha riconosciuto, perché mi chiama tutti Orietta Piloti, perché lo sa perché? Perché dico canta con dei gran piloti. Per favore, adesso sono in televisione. Non è vero niente, sono delle leggende metropolitane. Stia a sentire, le volevo attaccare un bel pilota. Io perché quest'anno, quando arriva la primavera, sono sempre molto inappetente, e invece questa
capodanno sono sgolfanata. Ho molto appetito, capito? Sono sempre molto affamata. Molto, molto. Guardi, Orietta, lei col pesce azzurro casca pennello. Col pesce azzurro? Pesce azzurro. Ma ci fanno anche le patate? Ma... perché io le patate ne mangio quintalate. Ne mangio delle tonnellate. Il di pesce poi... azzurro è sano, nutriente, si digerisce. Siamo in una botte di ferro. La saluto. Orietta, la saluto. Pesce azzurro e patata. Ciao, va bene, ciao. Orietta, arrivederci. Mamma mia, questi chiamano in continuazione. L'ho detto, sono in TV, Scusa Lino, ma qui è, c'è una frenesia prima della puntata che... mamma mia, però basta, pronto! Pronto Jeffrey? Sono la Rosa della Cieca, stasera è un macello, mi è successo un macello stasera, niente cena. Avevo messo il pesce, la gradella, coccia, niente, passate il porcello, ma magnata Nico, con faccenna adesso per già cena stasera. Oh, mamma, un altro po' di pesce lo troviamo, Rosa. Speran. Sì, guarda, ti richiamo tra poco, sono impegnato, sono in TV, mi fate fare figure. Va ti bene. Richiamo dopo, ciao, non ti Jeffrey, ciao, bello, la ciao. Cena... mamma mia, scusate. Giovedì alle 21, prima puntata del Pesce Azzurro Show. E poi per giovedì dopo, 5 puntate. Ci vediamo. San Costanzo Show, Pesce Azzurro Show. Bene, allora appuntamento a giovedì sera dopo il telegiornale. Questa sera invece dopo di noi c'è Guarda chi c'è, una nuova puntata e poi In cucina con lo chef. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito. A voi tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci.